Amici di Teleradio Orte, buonasera. Siamo con il presidente della provincia, Marcello Meroi, che ringraziamo per essere intervenuto anche questa sera. Buonasera, presidente. Grazie a voi, auguri di buon Natale in ritardo e di buon anno in anticipo. Grazie a lei, presidente. Ascolti, noi brevemente vorremmo fare certamente un bilancio di quello che è l'attività amministrativa del 2012, certamente non facile, della provincia di Viterbo. Io partirei direttamente dalla situazione dei precari, che è la più stretta attualità per quanto riguarda la gestione amministrativa. Se può farci il punto su quello che sta succedendo su questo fronte. Sì, un punto aggiornatissimo perché stamani abbiamo fatto un incontro con i precari, con il sindacato, con i dirigenti, domani c'è un secondo incontro. Stiamo cercando di salvaguardare i precari davanti a un punto estremamente difficile, complicato e assolutamente non trattabile, che è quello dell'utilizzo delle risorse. La cosiddetta spending review, praticamente il decreto Giarda, ci obbliga a non poter utilizzare più del 50% delle somme che sono state spese nel 2009 per i costi del personale, quindi a poter utilizzare non più di 650 mila euro, ai quali abbiamo aggiunto 250 mila euro di fondi sociali europei. Se ragioniamo sul fatto che nel 2012 i precari hanno avuto un costo per l'amministrazione provinciale di 1.600.000 euro, è facile intuire quale sia il problema, cioè non abbiamo risorse sufficienti per mantenere le stesse unità con le stesse prestazioni, quindi con ore identiche all'attuale contratto. Sarà assolutamente necessario ridurre ulteriormente le ore lavorate e credo sia oggettivamente impossibile pensare per tutto l'anno di mantenere lo stesso numero di unità. Stiamo cercando delle soluzioni alternative, abbiamo già pronta la delibera che faremo domani mattina per quanto riguarda la conferma di 12 unità di personale previste come riutilizzabili con questa proroga sul personale a tempo determinato. Abbiamo pronte le delibere per proseguire i progetti con il Fondo Sociale Europeo, ma quello che manca è ovviamente l'altro 50% del fondo che la legge ci impone di non poter più spendere rispetto al 2009. Sì, capisco la drammaticità della situazione, anche per necessità di tempistica andiamo avanti, sicuramente speriamo che si trovi una soluzione la più equa possibile, data, ma Esatto. purtroppo la situazione è quella che è. Per quanto riguarda l'argomento forse più importante per quanto riguarda la provincia nel 2012, parliamo ovviamente del preventivato e poi mancato accorpamento della provincia di Viterbo con Rieti. Se può dire brevemente nuovamente quello che è il suo punto di vista, quali sono gli aggiornamenti da un punto di vista sia politico e amministrativo dell'ente provincia di Viterbo? Beh, è successo quello che tutti avevano chiaramente temuto, cioè che un testo ridicolo di un decreto mal scritto, pasticciato, incostituzionale, che non teneva minimamente conto di quelle che sono le norme di legge, avrebbe avuto la impossibilità di essere convertito. Il Parlamento si è svegliato sia pure in ritardo, i tempi erano contingentati e ovviamente non c'è stata possibilità di trovare un accordo di mediazione. Il decreto è decaduto, il risultato finale è che le province, almeno per tutto il 2013, rimarranno a funzioni invariate, con un ulteriore problema, ci hanno già tolto tutti i soldi che avevamo a disposizione. Quindi un ulteriore problema creato da un governo tecnico che finalmente è stato cancellato e che mi auguro, insomma, non rivedremo più, anche se mi pare, insomma, che sarà difficile, perché vedo che in una democrazia chi ha fatto il leader per un anno vuole, non si sa per quale scelta divina o per quale investitura sempiterna, poter comandare senza presentarsi all'elezione. Insomma, in Italia abbiamo dovuto vedere tante cose brutte, questa credo sia l'ennesima. Lei ha anticipato la domanda che le avrei fatto di politica, quindi parliamo di Mario Monti che ha comunque
con un tweet annunciato la sua più che discesa, salita in campo. Si è modernizzato anche lui. Come lui ha, appunto, ha cambiato solamente il termine di investitura, diciamo così. Sì, esatto. Che cosa ne pensa più nel dettaglio? Tutto il male possibile ne penso, guarda. Nei rapporti anche con il Cavaliere, nel senso che anche lui, malgrado tutto, si ripropone sulla scena. Ma guardi, onestamente, la posizione del PDL o di quello che è rimasto il PDL è una posizione a volte assolutamente incomprensibile. Io non credo che il PDL abbia ragionato, diciamo, con linearità, almeno negli ultimi mesi di sostegno a questo governo. C'è stato un momento di grande responsabilità di Berlusconi quando Berlusconi si è dimesso. Poi abbiamo fatto da tappetino a questo governo di falsi tecnici, insomma, si è dimostrato che Mario Monti è tutto meno che un tecnico, perché insomma ragiona immediatamente da politico, e abbiamo pagato tutta una serie di errori come PDL, finché poi ci si è resi conto con ritardo che questo era un governo da azzerare. Ma tre giorni dopo l'azzeramento Berlusconi se ne è uscito dicendo che sarebbe stato disponibile a vedere Monti come leader. Credo che questo abbia sconcertato gran parte dell'elettorato di centrodestra. Dico con grande onestà, e lo dico anche con profondo dispiacere, che non vedo, insomma, soluzioni all'orizzonte particolarmente credibili o particolarmente innovative. I tempi sono ristrettissimi, mi auguro che, insomma, in questi tempi ristrettissimi si possano trovare delle proposte appetibili per fare una campagna elettorale difficile, difficilissima, contro un PD che mi sembra agguerrito e che ha avuto certamente il merito di lanciare la propria immagine positiva attraverso le primarie. Ascolti, io le faccio anche una domanda velocissima sul discorso economico. 24 ore fa Berlusconi ha fatto una dichiarazione dicendo che un anno fa non è vero, come diceva Monti, che la situazione italiana era sul baratro. Era o non era sul baratro, secondo lei? Ma questo non è che lo dice Berlusconi, questo lo dicono gli osservatori internazionali. Berlusconi è andato a casa non per aver portato l'Italia sul baratro, perché sul baratro ci hanno portato gli amici di Monti, i finanzieri internazionali, i poteri delle grandi banche. Non capisco perché la stampa cosiddetta libera non ha ricordato un passaggio fondamentale. Non so quanti italiani sappiano che cosa è stato fatto con il versamento, insomma, estremamente oneroso che i cittadini hanno pagato per quanto riguarda l'IMU. Abbiamo rifinanziato le banche internazionali e soprattutto abbiamo ricapitalizzato con 3 miliardi e 900 mila euro il Monte dei Paschi di Siena. Quindi, ecco, chi ha portato allo sfascio economico questo paese non è stato Berlusconi. Berlusconi l'ha portato a un'immagine personale, etica e morale assolutamente criticabilissima. Perché Berlusconi è caduto per tutta una serie di aspetti impresentabili di alcuni comportamenti che con la politica non c'avevano nulla, e purtroppo il PDL non è stato capace di uscire da una spirale assolutamente negativa. Ascolti, proseguendo su questo filone, sul discorso economico e quindi delle risorse che sono sempre più scarse, sappiamo che l'assessore Santucci qualche settimana fa ha detto non c'è più un euro in cassa per la manutenzione delle strade provinciali, che è una delle competenze più importanti della provincia. Se può fare un suo commento veloce su questa. Ma guardi, noi abbiamo richiesto non più tardi di 15 giorni fa all'assessorato dei lavori pubblici nuovi finanziamenti per quanto riguarda le opere infrastrutturali e la manutenzione stradale. Abbiamo perduto 39% di finanziamenti regionali, non abbiamo più un centesimo. Questo rientra nel discorso originario che facevamo, perché quando un ente si sta sciogliendo per decreto ovviamente nessuno lo finanzia più. Vediamo se in questo 2013 sarà possibile recuperare qualche somma, perché se no credo che anche le funzioni obbligatorie che noi abbiamo difficilmente riusciremo a fondarle per mancanza assolutamente di risorse. E un'altra domanda che io le volevo fare, più di carattere natalizio, se c'è una persona, qualcuno che ha lavorato più strettamente con lei, che lei vorrebbe ringraziare. Siamo alla fine dell'anno, fare un bilancio complessivo non è facile. Se vuole ricordare qualche suo collaboratore, qualche evento che l'ha particolarmente segnato in questo 2012. Devo dire, ci sono tanti collaboratori oscuri, adesso sembrerebbe quasi populista e demagogico dire questo. Io credo che tanta gente
che oggi è inquadrato in provincia col lavoro precario e che non sa se nel 2013 questo lavoro potrà continuare, lo ha fatto con passione, con professionalità, con capacità e credo debba essere onestamente ringraziato. Io quest'anno ho fatto una cosa diversa rispetto agli anni passati. Normalmente da sempre l'amministrazione provinciale ricordava e festeggiava il Natale con una sorta di piccola, insomma, brindisi e di piccolo catering. Quest'anno lo abbiamo evitato, io l'ho sostituito con una lettera dicendo che la situazione era talmente particolare che non mi piaceva nel momento di difficoltà di tanti colleghi che altri festeggiassero in questo modo. Credo che sia stato apprezzato il modo, ecco, se posso elevare, diciamo, a simbolo qualcuno, chi lavora seriamente e con grande difficoltà all'interno dell'amministrazione provinciale. Ascolti, per quanto riguarda invece i prossimi appuntamenti elettorali, ci rivolgiamo in particolare alle regionali e quindi alle politiche nazionali. Sì. Secondo lei quale sarà il punto di vista del PDL per quanto riguarda le alleanze? Sappiamo che lei è molto critico con Monti, che dovrebbe, secondo le ultime informazioni, aggregare i moderati, almeno anche se è in contrapposizione con Berlusconi. Secondo lei non si rischia una frammentazione che porti comunque la vittoria della sinistra quasi sicuramente? Certamente. Sì, io credo che il centrodestra non dovrebbe fare l'errore di frammentarsi in tante piccole formazioni, correntizie, XN, ex Forza Italia, cioè questo a livello di liste e di supporto si può certamente fare, ma a livello di individuazione di un candidato unico credo che non si possa evitare di trovare una soluzione comunque condivisa. Il pensare a più candidati del centrodestra davanti a una candidatura di Zingaretti vorrebbe dire andare incontro a una sconfitta annunciata anche molto pesante. Per quanto riguarda l'aspetto nazionale, mi auguro di poter fare lo stesso ragionamento, cioè un candidato che raccolga tutto quello che è contro le banche, contro la grande finanza, contro Monti e ovviamente, per quanto mi riguarda, anche contro la sinistra. Per quanto riguarda alcuni nomi sulle candidature, non so, anche lei ci ha pensato, non ci ha pensato? Nazionali o regionali? Regionali. O anche nazionali. Ma io, diciamo, sulle candidature regionali, credo, io almeno quello che ho detto quando mi è stato chiesto, che davanti a una candidatura certamente credibile come quella di Nicola Zingaretti, che comunque è un politico, il centrodestra debba rispondere con una candidatura altrettanto credibile di carattere politico, cioè insomma personaggi inventati dai mezzi televisivi mi lasciano molto perplesso, indipendentemente dalla validità di quelli che comunque ho sentito. Ha una candidatura di un apparato di partito comunque, ripeto, credibile, legittimato, assolutamente in linea con un'alleanza politica, si risponde con soggetti che hanno le stesse caratteristiche. Io, a livello nazionale, sono un po' in difficoltà a rispondere. Ecco, se velocissimamente tornerei un attimo sulla politica comunale e provinciale. Noi abbiamo intervistato qualche settimana fa prima Chiara Frontini, che è stata poi che è decaduta dalla carica di assessore, e poi Filippo Rossi, che è uno dei personaggi politici che si stanno mettendo più in mostra in quest'ultimo periodo. Ha formato, come le sa benissimo, Viva Viterbo, che è un movimento, una lista civica, come lui tiene a precisare. Lui è un anti-berlusconiano per eccellenza e comunque appoggia il governo Monti. Lei che cosa ne pensa di questi due personaggi che comunque sono abbastanza critici anche nei confronti della giovane quale brava PDL? Una giovane brava preparata che certamente si è fatta le ossa amministrativamente. Beh, su Filippo Rossi ribadisco quello che ho detto per tanti anni: Filippo Rossi è un giornalista o un politico, questo non si capisce bene, perché a volte attacca la politica, altre volte vuole candidarsi a sindaco, che ha su Viterbo creato una struttura importante come Caffeina. Se lei mi dice cosa ne pensa da un punto di vista di sindaco, certamente non lo voterei mai. Come mai? Non raccoglie, diciamo, secondo me, le caratteristiche che un sindaco di una città di Viterbo ha, e poi conoscendolo, diciamo, è una persona assolutamente rispettabilissima che non gode ovviamente della mia fiducia politico-amministrativa. Ho capito. Per concludere, basta pensare alla sua storia politica, insomma.
pensa che si possa essere a una rivoluzione come nel 1994, però questa volta non a favore del PDL, anche se la domanda sicuramente per lei. Credo a una rivoluzione dell'antipolitica che purtroppo è pericolosissima e porterà in tempi brevi a una situazione ancora peggiore di quella attuale. Perché all'antipolitica si dovrebbe rispondere con scelte politiche serie. Mi pare di capire che questo da parte di molti partiti in campo non sia purtroppo possibile. Ascolti, il suo, concludo con una domanda a lei personale. Il suo futuro politico, già l'avevamo chiesto, se c'è qualche aggiornamento finire, dopo la provincia di Viterbo. Finire l'amministrazione provinciale e chiudere un'esperienza ormai trentennale. Quindi finisce la sua carriera politica? Sì, con... certamente sì. Ho capito. Insomma, io sono non più giovanissimo, ma nemmeno tanto vecchio da non poter fare altre cose. Credo che, insomma, avendo iniziato la mia attività politica a 16 anni e magari probabilmente finendola a 56, 40 anni di politica bastano e avanzino. Va bene, io la ringrazio e le auguro grazie, buon anno. Grazie a voi, tanti cari auguri a voi tutti e soprattutto ai radioascoltatori, e a risentirci a presto. Arrivederla, grazie. Grazie a voi.